Allora, quello di cui andremo a parlare oggi è il mindset. Che cos'è il mindset? È la mentalità. Pensare in maniera diversa, pensare in maniera professionale, pensare in maniera differente da quello che è il mondo che ci circonda, perché molto spesso facciamo delle scelte nella nostra vita che dipendono prevalentemente da quello che è il nostro mindset. Quindi se facciamo delle scelte senza avere la mentalità giusta, purtroppo la maggior parte delle volte ci ritroviamo a non fare le scelte giuste. E questo molto spesso è un peccato perché ci fermiamo a non fare delle cose al quale aspiriamo da tanto tempo, per tutta la vita, ma non le facciamo solo perché non abbiamo la mentalità giusta o non abbiamo quella spinta giusta che ci porti veramente a quel risultato. La scusa più grande per il mindset e per la vita quotidiana molto spesso è una, e cioè che non sono abbastanza bravo e quindi che non ho talento. Talento e disciplina sono due cose completamente diverse. Se dovessi analizzare, ad esempio, la nostra coppia come José e Elena, diciamo, io sono un po' di più la disciplina dal punto di vista di focus, mentalità e crescita. Elena, dal punto di vista di ballo, è prevalentemente il talento, perché comunque sia lei è nata ballerina, è veramente fortissima nella danza, è veramente fortissima nelle acrobazie. Tantissime cose io per farle al pari di Elena ho dovuto impegnarmi molto, ma molto di più. Io ho dovuto studiare danza con i bambini di 6 anni quando ne avevo 19 perché avevo bisogno di crescere, di migliorarmi, di avere uno sviluppo a livello proprio di predisposizione fisica che non avevo, quindi ho dovuto fare degli sforzi molto, ma molto, ma molto più grandi rispetto a quelli che ha fatto Elena, perché comunque sia la disciplina per arrivare al talento deve impegnarsi molto di più. Quindi molto spesso non è tanto il non essere nato bravo, il non riuscire ad arrivare ad un obiettivo, ma se con disciplina continuiamo a fare degli step e continuiamo a darci delle regole che ci porteranno poi al risultato, molto spesso la disciplina ci porterà molto prima al risultato rispetto a quello che è il talento. Sapete, molto spesso ci sono, ad esempio, io vedo qui in Puglia tantissimi ballerini veramente bravi, bravi, bravi. Ora in questo momento sono in Puglia, ci sono veramente ballerini veramente talmente bravi che neanche si rendono conto di quanto sono bravi e quello che potrebbero fare dal punto di vista del ballo, che sottovalutano il loro talento e alla fine non fanno nulla. E ci sono invece ballerini molto meno bravi che soltanto con la disciplina riescono ad arrivare a quello che è un obiettivo finale, quindi quello di ballare con grandi ballerini, su grandi palcoscenici, girare il mondo, aprirsi una scuola di ballo, diventare semplicemente dei bravi bailadores, ok? Quindi ballare in pista con un certo carisma, con un certo stile, con un certo spirito, perché è quello che ci porta al nostro successo. E successo non vuol dire per forza essere ricchi, essere in televisione, avere lo yacht, ma avere successo è arrivare a quegli obiettivi al quale abbiamo sempre aspirato. Ok? Infatti, quello che ho detto e ho scritto all'interno di questa slide è che il lavoro batte il talento se il talento non lavora. Ok? Perché il talento molto spesso è lì che sa di essere bravo e proprio per questo non fa abbastanza per migliorarsi, perché dice, vabbè, tanto a me viene tutto facile e quindi non si impegna più di tanto. Quello che invece la disciplina fa è proprio questo. La persona disciplinata, la persona con un mindset corretto, cerca sempre di guardare avanti e di puntare là dritto verso il suo obiettivo. Il ballo paga tantissimo chi sceglie volontariamente, in un tempo ragionevole e costante, di fare cose che altri hanno paura di fare e che alla fine non hanno voglia di fare. Esattamente. Molto spesso la gente dice: non fare il ballerino, ma va, cosa fai? Lascia stare, non vivrai mai di ballo. Questo è quello che mi hanno sempre ripetuto da quando avevo 14 anni fino ai 20 anni. Oggi io giro il mondo. Ho un'accademia di ballo nella quale voi siete all'interno, ho un progetto online che si chiama Dance Fusion People, ho due eventi come il Dance in Bachata Fusion Festival, Euro Bachata Festival, abbiamo organizzato un altro evento legato al mondo del ballo che si chiama il The Event. Oggi più che mai abbiamo compreso la scuola di ballo Mambo Jazz, abbiamo insegnato all'interno dell'Accademia Sos Academy. Ora, non è per elogiare me stesso o per elogiare noi, ma è per elogiare quello che il mondo del ballo può fare per noi. Perché non è vero che il mondo del ballo non paga. Paga se siamo disposti a fare delle azioni e delle cose che altri non sono disposti a fare. Quindi se cambiamo la nostra mentalità e abbiamo un obiettivo, abbiamo una visione, vogliamo andare in quella precisa direzione, riusciremo ad ottenere quei risultati che tanto ambiamo da sempre.
Ok? Questo è molto importante. Noi dobbiamo puntare verso i nostri sogni e realizzare quelli che sono i nostri sogni. Un'altra cosa che oggi più che mai nella nostra mentalità dobbiamo cambiare è l'idea dei followers e dei leader. Cosa voglio dire? All'inizio noi siamo tutti un pochino follower e quindi questo è importante perché se non siamo dei follower non amiamo a qualcosa che ci piace veramente tanto. Cosa voglio dire? Io ho iniziato a ballare perché ho visto, ero un follower di mia mamma e mio papà che ballavano, andavano a scuola di danza, hanno fatto uno spettacolo di bacio tango, mi sono innamorato di questo ballo e ho iniziato a seguirli. Ho iniziato a seguirli nella scuola di ballo, ho iniziato a cercare delle scuole di ballo che mi potessero insegnare a ballare sempre meglio e sempre di più. Ok? Il problema è che se io mi fossi fermato lì, e cioè continuavo solo a guardare quello che mia mamma e mio papà facevano, non sarei mai diventato un ballerino. Quindi, se siamo lì ad aspettare che qualcuno ci dica cosa fare, come farlo e il perché farlo, non faremo mai nient'altro che rimanere ad essere dei follower. Follower è la parola giusta perché oggi più che mai quello che facciamo è guardare e sbirciare la vita degli altri, ambire a quello che gli altri fanno, soprattutto sui social network, senza mai pensare e aspirare realmente a dove vogliamo arrivare. Questo è un errore grande che facciamo e che dobbiamo evitare di fare per arrivare verso quelli che sono i nostri sogni. Invece, quello che dobbiamo fare è trasformarci in dei veri e propri leader, perché i leader si prendono invece la responsabilità del proprio risultato al 100% e sanno che il loro lavoro dipende interamente da loro stessi. Quindi smettila di essere un follower e inizia a diventare un leader di te stesso, perché quando tu inizierai ad essere un leader di te stesso, prenderai in mano la tua vita, i tuoi sogni e quella che è la tua volontà e andrai dritto verso quello che è il tuo obiettivo, qualsiasi esso sia. Come ripeto, qualsiasi esso sia, che sia fare l'animatore nelle discoteche, ballare su un palcoscenico, diventare un maestro di ballo, aprire la tua scuola di ballo, creare i tuoi eventi, fallo. Fallo, naturalmente, una volta che hai acquisito tutte le competenze, ma non aspettare che qualcuno ti dica ok, ora sei pronto per farlo. Quando hai iniziato a insegnare ballo, non avevo tutte le competenze, ma avevo già una buonissima parte di competenze per iniziare ad insegnare. Non potevo sicuramente insegnare agli avanzati le acrobazie, le coreografie o agli avanzati le figure super complesse. Infatti all'inizio insegnavo solo ed esclusivamente ai basi e agli intermedi. Questa è una cosa importante perché dobbiamo essere anche noi intelligenti a dover non sopravvalutarci, ma neanche a sottovalutarci. Perché dobbiamo sapere sempre bene dove trovare un equilibrio e quando abbiamo delle giuste competenze, quello che possiamo fare e come possiamo farlo. Ok? E se ci mancano delle competenze, fare in modo di prepararci ed evitare di avere delle mancanze da quel punto di vista. Ok? In tutte le sfide, l'essere umano ha bisogno di tre cose: consapevolezza, focus e nuovi strumenti. La consapevolezza è cercare di capire chi sei. Come dicevo ad ora, dobbiamo capire chi siamo e quello che possiamo fare in questo momento. Cosa vuoi davvero e che cosa vuoi realizzare? Devi essere consapevole di tutto quello che desideri. Ok? Dobbiamo essere consapevoli e sapere, ok, ma cosa voglio veramente? Voglio la mia scuola di ballo? Cosa voglio veramente? Voglio fare il ballerino? Cosa voglio veramente? Crearmi la famiglia e non avere una scuola di ballo perché mi impegnerebbe tutte le sere della mia vita e quindi non voglio assolutamente avere una scuola di ballo perché toglierebbe del tempo alla mia famiglia. Devo sapere bene quello che faccio. Ad esempio, io ora ho una fidanzata bellissima con dei bambini, quindi ho deciso di togliere un pochino di tempo a quelle che sono le mie lezioni serali, insegnare soltanto alcuni giorni della settimana, in modo da poter dedicare del tempo alla famiglia perché sto crescendo, amo di più, amo veramente tanto avere una famiglia, quindi ho preso consapevolezza di questa conoscenza e evito di riempire troppo la mia vita per dedicare molto più tempo a quelli che sono gli affetti, perché quello che ho fatto già nel mio percorso già mi piace tantissimo e quindi voglio sviluppare delle altre competenze, delle altre preparazioni per arrivare a degli obiettivi differenti da quelli che avevo fino ad oggi. Se 4 anni fa o 5 anni fa uno mi chiedeva lasceresti mai 3 o 4 sere a settimana l'insegnamento per il ballo, per avere la famiglia? Io ti avrei risposto di no. 4-5 anni fa, perché anche noi stessi cambiamo con la crescita, con le idee, con
con tutta quella che è la nostra ideologia, con quelle che sono le cose che capitano nella nostra vita. Vedete, questo 2020 sicuramente ha cambiato la visione di tantissime persone all'interno del mondo, tra cui anche i ballerini. Ci sono esempi di alcuni ballerini che hanno deciso di non fare più i ballerini e di dedicarsi ad altro perché si sono resi conto che comunque la vita del ballerino era troppo pesante. Allora, c'è chi lo conosce e chi non conosce queste persone, ma vi posso garantire che non sono neanche pochi. Qualcuno lo conoscete, qualcuno no. Ok? Qualcuno se non lo conosce o se qualcuno non lo sa, ad esempio Maurizio Bollo ha deciso di non partire più tutti i weekend, di non viaggiare più nel mondo del ballo perché preferisce avere un focus diverso all'interno della sua vita. E proprio di focus è quello che andremo a parlare ora, perché dobbiamo imparare a gestire, ad autodisciplinarci e a diventare, e questo diventa molto più facile se coltivi il tuo focus ricordando il tuo perché. Esatto. Noi dobbiamo avere il focus su quello che è il nostro obiettivo finale, quindi grazie alla consapevolezza otteniamo il nostro focus. Con il nostro focus, però, per avere un focus reale, dobbiamo avere anche un perché, cioè perché vogliamo aprirci la scuola di ballo, perché il nostro intento, il nostro obiettivo è quello magari di poter divulgare il ballo a più persone possibili nel mondo, perché è quello che più ci appassiona da sempre. Ok? L'idea dell'insegnamento è quello che sempre ci ha appassionato, oppure voglio fare il ballerino perché il mio sogno da sempre è stato, il mio perché è quello di vincere una competizione, che era il mio perché fino al 2015. Dove quando siamo diventati vice campioni del mondo e 3 volte campioni europei, in quegli anni il nostro unico focus era vincere, 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 vincere. Quindi io mi allenavo ogni giorno perché? Perché voglio vincere, perché voglio vincere, perché voglio vincere. Quindi è quello che mi ripetevo ogni singolo giorno. Quindi anche quando quella mattina mi svegliavo, mi giravo dall'altro lato, non c'avevo voglia di alzarmi e fuori faceva freddo, io mi alzavo insieme a Elena, andavamo in palestra, ci allenavamo quelle 2 o 3 ore in continuazione. Acrobazie, salsa, baciata, qualsiasi cosa, l'importante è l'unico nostro perché era quello di arrivare a quello che era il nostro obiettivo finale. E il nostro obiettivo finale era quello di diventare dei ballerini e diventare magari campioni del mondo. Purtroppo non abbiamo vinto, non siamo mai diventati campioni del mondo. Poi il nostro focus è cambiato perché la nostra idea era far vedere al mondo quello che noi facevamo dal punto di vista degli spettacoli, che è quello che ci è sempre piaciuto nel mondo del ballo, e quindi volevamo continuare a divulgare questo all'interno del mondo. E allora abbiamo lasciato il mondo delle competizioni e abbiamo ripreso a fare degli show. E grazie agli show abbiamo ricevuto svariate standing ovation sui nostri spettacoli, perché il nostro perché era cambiato. Volevamo alzare il pubblico da quelle sedie mentre ci applaudivano. Siamo riusciti a fare quello, e quella è stata l'ennesima vittoria nel nostro percorso. E questo è quello che tu devi fare nella tua vita per avere il tuo perché. Avere nuovi strumenti. Se quello che hai fatto fino ad ora non ha funzionato, cosa ti fa pensare che prima o poi funzionerà dal nulla? È importante comprendere che ti servono nuove competenze. Ecco, questo è quello che mi ha fatto fare lo switch mentale a me. Perché io volevo creare un'accademia online insieme a un'accademia di ballo insieme a Elena che potesse divulgare in tutto il mondo, e iniziando dall'Italia, quella che era la nostra passione per la bachata. Ma non avevo competenze nel marketing, nella costruzione di un percorso online, di come si fanno i video, come si parla in pubblico, ci si relaziona per diventare leader di un gruppo e comunque riuscire a guidare questo gruppo nella giusta direzione. Quindi cosa ho fatto? Ho cercato tantissimi nuovi strumenti per avere tutte queste varie competenze e migliorare sempre di più fino a costruire qualcosa di unico, che è questo percorso che ci piace sempre di più e che sta diventando un vero e proprio ecosistema. Solo grazie al fatto che ho acquisito delle nuove competenze. Quanto mi sono costate queste competenze? Negli ultimi 3 anni calcolate che io ho investito dai 35-40 mila euro e ogni giorno investo sempre di più con l'acquisto di libri, videocorsi, corsi di formazione sui social, corsi di formazione su YouTube, corsi di formazione su vari percorsi, perché comunque sia credo che il mondo del ballo può diventare veramente qualcosa di unico, digitalizzato, che può essere portato nella casa di ogni singola persona. E questo mi sta portando a divulgare nel mondo il mondo del ballo e il mondo della danza, e come sto facendo ad esempio con Dance Fusion People. Come l'ho fatto? Grazie a nuovi strumenti, perché con gli strumenti che avevo fino a 1 anno e mezzo, 2 anni fa, sicuramente non sarei riuscito a farlo, perché comunque sia, non era duplicabile come cosa. Questo è quello che noi dobbiamo fare
Io vi faccio un esempio su di me, ma quello che dobbiamo fa dovete fare voi, quello che devi fare tu, se vuoi trasformare quello che è il tuo sogno in quello che è un obiettivo reale, perché se fino ad oggi non sei riuscito a raggiungere quell'obiettivo è perché ti manca sicuramente qualcosa. Ci sono infatti delle regole non scritte, e cioè studia tutto ciò che è utile al tuo risultato. Questo è molto importante. Molto spesso la gente mi dice: sì, vabbè, ma a me la salsa non piace. Ma se non fosse stato per la salsa, io tutti i risultati che ho ricevuto nella baciata non li avrei mai raccolti. Ok, non sarei mai riuscito ad arrivare a questi grandi risultati nel mondo della baciata se non avessi studiato la baciata, se non avessi studiato la salsa. Io non avrei mai raggiunto questi grandi risultati se non avessi studiato anche la baciata dominicana. Ok? Anche se mi piaceva prevalentemente la sensual, la fusion e comunque creare questo stile molto più in connessione. Ma grazie alla baciata domenicana ho avuto quell'essenza, quel movimento, quella musicalità, quel body movement che. Senza di esso non sarei riuscito ad avere veramente risultati incredibili. Questo è molto, molto importante. Allenati sempre e applica subito ciò che hai studiato. L'errore più grande che ho fatto all'inizio è studiare, 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 studiare tanto, molto spesso, anche non ballo, tipo anche leggere dei libri, leggerli tutti e poi iniziare un altro libro. In realtà, ogni volta che tu leggi qualsiasi cosa o studi qualsiasi cosa, quello che devi fare è applicarla per fare in modo che la tua testa, il tuo corpo, la tua mente, che si tratti di ballo o che si tratti di qualsiasi tecnica, deve essere subito immediatamente applicata in modo che il tuo corpo e la tua mente li sviluppi con un automatismo. Come quando impariamo a camminare da bambino, man mano che cresciamo, non pensiamo più, devo mettere prima il piede destro, poi il piede sinistro, piede destro, piede sinistro. Diventa tutto automatico, semplice e continuativo. Ok, questo è quello che noi dobbiamo fare. Istintivo, ecco la parola giusta, scusate, non mi veniva. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Dobbiamo creare un istinto a quello che è il nostro risultato. Se noi vogliamo creare una coreografia, quella coreografia la dobbiamo ballare, creare, studiare e applicare così tante volte che quando sentiamo la musica non pensiamo più ai passi, ma è la musica stessa che guida il nostro corpo a fare quell'azione. Questo è uno dei trucchi più importanti che io e Elena utilizziamo. Se a me e a Elena togliete la musica e ci chiedete di fare una delle nostre coreografie, non ce la ricordiamo o comunque siamo disordinati, non riusciamo ad applicare gli stessi identici movimenti. Ma non appena la musica parte, il nostro corpo e la nostra mente ha memorizzato così bene la musica che replichiamo ogni volta allo stesso modo quella singola coreografia, anche se è una coreografia vecchia. Ok? Non perderti gli eventi anche online. Esatto, se hai la possibilità di avere una formazione anche gratuita, come quella che ti sto dando oggi, è un peccato sprecarla. È vero che molto spesso noi diamo le repliche, però non c'è la possibilità di interagire, fare domande o comunque sia crescere insieme. Avere la possibilità di farla dal vivo ha sempre un suo perché, sia dal vivo che online, comunque sia, ha sempre il suo perché, ha sempre quella che è la propria crescita, la propria evoluzione in maniera diversa. Quindi è importante non perdere mai queste lezioni perché veramente aiutano tutto quello che è il percorso. Altrimenti io non avrei nessun motivo di fare una lezione sul mindset se non vi servisse anche ad applicarla all'interno del mondo del ballo. Cerca il tuo o i tuoi mentori e seguili. Ora, se siete all'interno di questo percorso, probabilmente avete scelto anche noi come mentori. Io mi auguro che siamo tra i vostri mentori preferiti, ma non è detto che non possiate averne altri. Io, ad esempio, nella mia vita ho 4-5 mentori diversi in base a quello che è anche il settore ed è molto importante comprendere questo perché, naturalmente, se io guardo il mondo della bachata, per me il mio mentore, la mia visione è sempre Ataka. Ok, ma se guardo il mondo della salsa, il mio mentore, quello che mi sprona a fare sempre di più, ad allenarmi, a migliorarmi sempre di più, è Fernando Sosa. Ma se guardo il mondo del business, o magari la crescita personale, o quella che è la visione del marketing, o comunque sia come migliorarsi sempre di più a livello tecnico nel digitale, io ho Micco Sentino che mi aiuta sempre di più a crescere, a migliorarmi da quel punto di vista e studio ogni singolo giorno qualcosa di più. Ma se devo migliorarmi a livello di leadership, a livello di come condurre un qualcuno o qualcosa all'interno dei miei progetti, tipo lo Eurobacita Festival, l'anno scorso anno ha fatto più di 2.000 persone e abbiamo avuto una sola lamentela, che non ha neanche una percentuale applicabile all'interno di questo. E avere 2.000 persone all'interno di un evento e non avere neanche avere comunque una sola persona che si viene a lamentare con te ha veramente dell'incredibile.
riuscire a gestire lo staff, riuscire a gestire tutti quelli che sono i partecipanti, a qualcosa che ha dell'incredibile, ma che si può fare solo e soltanto se qualcuno ti ha detto come si può fare, perché altrimenti se tu non sai come fare a gestire una determinata emozione, un determinato numero di persone, un determinato gruppo di lavoro, è veramente molto molto difficile. E queste persone che ti ho elencato, che per me sono stati scelti perché mi piacciono, perché ho comunque trovato un feeling, ho trovato comunque qualcuno da seguire, io te li consiglio, ma allo stesso modo tu puoi cercare i tuoi, ma non pensare, non cercare di fare tutto quanto da solo, perché diventa tutto molto più difficile, tutto molto più lungo e sprechi un sacco di tempo che puoi veramente ottimizzare in maniera molto più rapida. Non è detto sempre che queste persone sono persone che tu debba pagare, soprattutto. Sono persone che magari tu puoi anche seguire per avere essere spronati mentalmente. Ad esempio, io guardo tutte le storie di Fernando Sosa o i video che pubblica per avere sempre quella visione di crescita continua perché mi aiuta nel pensare che anche a Natale ci si può allenare, perché lui lo fa. Sinceramente io non lo faccio, non lo faccio e non lo farò mai. Però mi fa pensare, mi fa dire cavolo, però potrei farlo. O comunque sia, se ho qualcosa da fare, piuttosto che rimandare, oggi è il momento di farla. Ok? Quindi per questo anche servono i mentori, questo è molto importante. La leadership. Quando inizi a creare la tua scuola, o a coltivare il tuo sogno nel mondo del ballo, è importante che tu inizi a seguire i tuoi ragazzi o i follower e a dare contenuti, perché la loro crescita è anche la tua. Vedi, oggi io sto facendo qui con te una lezione sulla mentalità. Man mano che io insegno a te la mentalità, in realtà io sto ripassando e approfondendo quella che è l'importanza della mentalità e quindi mi sto riallineando con quella che è la forza della mentalità che abbiamo all'interno, ma che molto spesso ci disallineiamo perché nel mondo siamo così bombardati di tantissime informazioni che perdiamo la cognizione di quello che realmente conosciamo, di quello che realmente siamo. Quindi è molto importante andare a conoscere e a vedere come si può sviluppare tutto quanto, come si può crescere, come si può aiutare il prossimo in qualche maniera. Ok? Quindi all'interno della tua scuola di ballo non è detto che tu per forza devi fare la tua lezione o fai il tuo passito sulla tua figura e quando è finita la lezione, arrivederci e grazie e te ne vai. Ok? E saluti tutti. Questo è quello che molto spesso è capitato all'interno della mia scuola di ballo. Quando ho visto questo, ho richiamato quelli che erano gli insegnanti della mia scuola di ballo, perché essere un maestro di ballo non è soltanto fare la figura e il passito se poi arrivederci e grazie, ma è avere anche un contatto umano con il proprio allievo, avere un contatto umano con quella che è l'ecosistema della scuola di ballo, avere un contatto umano con quelle che sono le persone che magari ti seguono sui social network, ok? Perché se tu sei una persona che può ispirare, allo stesso tempo tu devi ripagare queste persone ispirandole. Non per nulla io ogni giorno quasi sto facendo delle dirette per parlare di ballo, per fare in modo che la gente non si disallinei con quello che è questo amato mondo del ballo, perché è importantissimo tenere duro anche in questo 2020 che è così difficile. Ok? Quindi dobbiamo essere dei leader e dobbiamo imparare a crescere sempre di più. Se non sappiamo come fare, cerchiamo il modo di imparare a farlo, come dicevo prima. Se non ho degli strumenti, li cerco. Come ho detto prima, la leadership e anche la mentorship, diciamo che sono due cose molto simili tra di esse, dobbiamo fare qualcosa di molto importante. Quindi dobbiamo creare in noi delle persone capaci di coinvolgere per diventare degli esempi veri e propri, ok? Noi dobbiamo diventare dei mentori e dei leader. E solo in quel caso tu diventerai quel maestro di ballo che dopo 10 anni, anche se quella persona ha smesso di venire nei tuoi corsi, tutte le volte che ti incontrerai nella serata di ballo, dirà: sai che mi mancano tantissimo le tue lezioni e tutte le cose che ho imparato da te ancora me le ricordo. Perché? Perché hai ispirato quelle persone, hai ispirato con i tuoi passi, con i tuoi movimenti, con il tuo metodo di insegnamento, quello che è il valore di quei passi e di quello che gli stavi trasmettendo. Ok, parlo per il maestro di ballo, ma parlo anche se sei semplicemente un ballerino, perché comunque se dal punto di vista del ballerino io devo ispirare quelle persone a non fare cose scontate, quindi l'esibizioncina, no, io devo creare sempre quel qualcosa di speciale, di unico, di dare quel qualcosa di più a quello che è questo mondo del ballo.
Ok? Dobbiamo diventare veri e propri mentori, anche se tu credi di non esserlo. Supera quello scalino e impara ad essere un mentore. Il successo non arriva mai in fretta. Le cose che meritano Ah, ok, scusate. Il successo non arriva mai in fretta. Le cose che meritano richiedono sempre amore e sacrificio. Ma goditi il viaggio. Ecco, questo è uno degli errori più grandi che si fanno, che tutti iniziano un percorso. Ho visto molti dei protagonisti, purtroppo, del Basho Tap Shin Academy pagare il corso, iniziare il corso e poi abbandonare tutto quello che era il percorso online. E questo è un grande peccato, perché non è acquistando un corso o pagando un maestro che uno impara a ballare. Uno acquista il corso con il focus di studiare quel corso, studiare quel percorso e diventare quella persona che ci siamo promessi di diventare. Ok? Questo è molto importante, perché altrimenti non serve a nulla, non serve a nulla acquistare un corso, non serve a nulla spendere e investire su te stesso. Continua a fare quello che hai sempre fatto, perché tanto tu non hai bisogno del successo. E ripeto, successo non vuol dire per forza diventare ricchi, avere lo yacht o diventare migliori amici di Cristiano Ronaldo. Non è quello il successo. Il successo vuol dire anche semplicemente saper comunicare con la gente, nonostante fino a ieri non sapevo farlo, oggi posso comunicare e insegnare dei passi di ballo che ho sempre amato e ora posso insegnarli anche ai bambini, a portatori di handicap, magari imparare a muoversi e divertirsi a dei portatori di handicap, che è un'esperienza che io ho fatto nella mia vita e che mi ha ripagato veramente tanto, che non avrei mai creduto di poter fare nella vita. È invece qualcosa di unico e speciale, e quello è stato un grande successo. Una grande vittoria, anche quello ti porta al successo. Però ogni azione, ogni volta che vinci, devi anche festeggiare quello che fai, perché quello ti aiuta a crescere e a migliorare sempre di più. Ah, nessun coach, nessun maestro, nessuna formazione, nessun libro ti farà svoltare se non sei tu a decidere di farlo davvero. Questa è la frase, una delle frasi che più chiudono il cerchio di quello di cui stiamo parlando oggi. Perché io potrò farti un milione di queste lezioni, un milione di questi video, un milione di queste slide, ma se tu non deciderai di prendere davvero quella che è la tua vita in mano, di scegliere quello che stai facendo, di prendere quella decisione di dire ok, voglio farlo, voglio fare questa trasformazione col mio corpo, nella mia mente, questa crescita personale, se tu non deciderai di farlo, nessuno potrà decidere per te. Io ho veramente dei ballerini bravissimi che ho conosciuto, che ho cresciuto, che sono nella mia scuola, che potevano fare molto, ma molto, ma molto, ma molto di più e che non hanno mai fatto un emerito azzo. Ok? Ho messo la C apposta per non fare troppo il volgare. Ok? Quindi io posso anche dirgli che sono bravissimi, ma non sarò io a far decidere loro quando e cosa devono fare. Siete soltanto voi che potete scegliere di fare e di ottenere quello che realmente volete nella vostra vita, se avete un grande perché e se avete un forte focus verso quell'obiettivo. Dobbiamo essere talmente intelligenti, infatti, da fare cose stupide. Infatti, a me dicevano sempre: sei pazzo, non si può vivere di ballo. Togli le paranoie dalla tua testa e agisci. Punto. Questo è quello che devi fare. Ok? Prendi le tue scelte, non vendiamo droga, non vendiamo alcol, non facciamo del male a nessuno, ma vendiamo gioia. Ok? Noi trasmettiamo gioia tutte le volte che balliamo, tutte le volte che ci muoviamo. Gli artisti di strada vengono pagati per ballare in piazza e trasmettere gioia a quelli che sono i turisti, le persone che vengono a visitare le nostre città di tutta Italia, perché il comune dà dei soldi agli artisti di strada. Voi non lo sapete, ma a Milano molti artisti di strada hanno proprio un permesso e un pagamento, un piccolo pagamento per star lì, per far quello di lavoro. Ok? Perché Milano paga delle persone per star lì? Perché l'artista, il ballerino, la musica, il ballo dona gioia. E noi doniamo gioia, non doniamo droga, non doniamo alcol, non facciamo del male veramente a nessuno. Quindi dobbiamo imparare ad essere stupidi, a fare questa stupidaggine di decidere di donare gioia. Coltiva l'arte del trovare soluzioni dove gli altri vedono solo problemi. Questa è una frase che io dico sempre: non ci sono problemi, ma ci sono solo soluzioni. Perché?
Perché la maggior parte delle persone si preoccupa sempre del ma ora c'è il coronavirus, come faccio? Col Bacciata Vision Academy puoi studiare direttamente a casa. Studia a casa, formati e non appena finisce il coronavirus, prendi il tuo diploma e inizia ad insegnare. Ma come faccio a preparare la mia coreografia? Grazie al coronavirus, sei stato a casa 4 mesi, imparavi ad utilizzare un programma che mixa le canzoni e inizia a creare magari degli spunti per la musica. Fai magari una bozza, poi la mandi a un DJ, chiedi a me, chiedi a chi vuoi e puoi remixare quella canzone per preparare quello che è il tuo spettacolo. Non sprecare quello che è il tuo tempo, non sprecare quello che è il tuo sogno. Cerca le soluzioni a quelli che sono i tuoi problemi e vai dritto verso il tuo obiettivo. Ok? Questo è un pochino molto simile alla prima slide che avete visto. Atteggiamento vs competenze. Chi ha l'atteggiamento giusto? C'è chi ha un atteggiamento meglio sbagliato e c'è chi ha le competenze e alla fine fanno i fatti senza dire troppe cazzate. Infatti, c'è chi parla tanto ma conclude veramente poco e invece ci sono persone che in silenzio fanno i fatti e arrivano dritti all'obiettivo. Io per veramente tanti, tanti anni sono stato zitto e muto e prima di imparare e di avere quelle competenze utili per poter insegnare, per poter fare, mi sono messo giù come un ciuccio a studiare danza classica, moderna, hip hop, qualsiasi cosa che potesse migliorare il mio stile e il mio atteggiamento nel mondo del ballo per arrivare ad avere delle competenze adeguate. Questo è quello che noi dobbiamo fare, allenarci, allenarci, allenarci. Questo è quello che fa bene al nostro corpo, questo è quello che fa bene al nostro stile di ballo, è l'unica cosa che ci farà crescere e arrivare a quello che è il nostro obiettivo finale. Ci sono cose che non dipendono da noi, naturalmente. Le leggi. Ok? Quindi se le leggi, il Covid, i problemi dei locali, le mode, quello che la gente crede lì fuori, queste cose non dipendono da noi e quindi noi, per migliorare e rimanere focalizzati col nostro mindset, non dobbiamo farci influenzare da queste cose. C'è il Covid? Bene, come posso allenarmi in maniera diversa? Non si può ballare in coppia perché la legge dice che non si può ballare in coppia perché il Covid è ancora così. Come posso ballare in maniera diversa? Posso studiare Passitos, posso studiare body movement, posso studiare tecniche di giro, posso studiare danza classica, posso studiare stretching, posso studiare gestualità? Lo faccio. Ci sono problemi nei locali e quindi non posso andare a lavorare? Ok, come posso riorganizzare il mio lavoro per ottenere dei risultati diversi, per vendere le mie lezioni, per fare altro? Posso fare delle lezioni online? Come posso farle? Come posso coinvolgere della gente? Eh no, ma i miei allievi non fanno le lezioni online. Questo è quello che tu credi, perché la maggior parte delle persone crede che le lezioni non facciano lezioni online. La maggior parte delle persone che sono nel Bachelor Fashion Academy fanno lezioni online. La maggior parte delle 4.000 persone che sono su Dance Fusion People hanno fatto lezioni online e fanno lezioni online tutt'oggi. E anche lezioni, io farò domani farò una lezione appunto su Dance Fusion People. Quindi non è vero. Non è vero, non dobbiamo farci influenzare da quello che crediamo, che pensiamo. Ok? Dobbiamo pensare invece a gestire quelle cose che dipendono da noi. Quindi la nostra preparazione, la pianificazione, l'atteggiamento, la motivazione e la leadership. Queste sono cose che dipendono da noi, che dobbiamo imparare a gestire, che dobbiamo capire come arrivare dritti al punto. Quindi imparare a capire come possiamo prepararci di più, come dicevo prima. Come pianificare la nostra giornata. Perché la maggior parte delle persone mi dice: ma non ho tempo. Non è che non hai tempo. Einstein aveva tempo. Le persone più grandi al mondo, Trump gestisce l'America e c'ha tempo. Perché? Perché pianifica le sue giornate. Ok? Idem tutti i politici, idem tutte le persone che hanno creato la Apple. Ok? Le persone che hanno sviluppato dei progetti grandissimi. Non è che non hanno tempo. Si sono organizzati, hanno pianificato il loro tempo per ottenere e arrivare a quello che è il loro obiettivo, perché avevano l'atteggiamento giusto e la giusta motivazione. E quindi si sono trasformati in dei leader. Ok? Perché queste cose dipendono solo e solamente da noi per arrivare a quello che è l'obiettivo finale. La tua azienda parte da te in giù. Non c'è nessun altro così potente da decidere per il tuo destino. Noi siamo l'azienda di noi stessi. È inutile che dici, no, ma se alcuni mi dicono, sì, ma se l'organizzatore di quell'evento non mi invita all'evento, allora io non diventerò mai un ballerino. Ma sti cazzi! Sapete in quanti congressi io non sono mai andato perché non mi ha mai chiamato quell'organizzatore? Amen!
Io comunque sono andato avanti nel mio lavoro, comunque ho trovato altre discoteche, comunque ho trovato altri eventi, comunque ho trovato altre situazioni, comunque ho trovato altri organizzatori, comunque ho trovato altre competenze che mi aiutassero a fare quello e arrivare a quello che era il mio obiettivo per raggiungere quello che era predestinato nella mia vita, e cioè fare il ballerino, insegnare ballo, ispirare la gente e trasmettere tutte quelle che erano le mie passioni e la mia visione. Ok, quindi smettetela di dare la colpa agli altri, siete voi che decidete per voi stessi. Ragioni in un modo strategico e crea in te una persona dalla grande visione. Ok? Cosa succede se ogni giorno parli con due persone di quello che fai? Ok? Cosa succede? Che ogni giorno delle persone inizieranno. Ora, qua è un esempio ad esempio, una scuola di ballo, no? Erano dei conti, però vabbè, era un'altra cosa. Tu immagina di parlare ogni giorno con due persone, ok? Queste persone, ad esempio, in un anno ti pagano 365 euro, ok? In un anno, perché fai un corso costa 150-170 euro all'incirca, per due sono 365, ora ho messo un numero un po' così, per due sono 700. 30 persone, ok? All'interno della tua scuola. Se tu ogni giorno parlassi con due persone, ti andrebbe di venire a scuola di ballo da me? Ti andrebbe di venire a scuola di ballo da me? Se anche delle 730 persone venissero nella scuola di ballo, soltanto il 10% di quelle 730 persone sono 73 persone. E con quelle 73 persone che pagano 35-40 euro al mese, sono 2.555 euro al mese. Quindi quando io ti dico e qualcuno ti dice di ballo non si può vivere. Sei proprio sicuro? Sei proprio sicuro? Perché se io ti faccio questi calcoli, in realtà ti basterà parlare con due persone ogni singolo giorno. Ah, scusami, ecco il conteggio. 365, scusami, erano i giorni di un anno. Se ogni giorno tu parli con 302 persone, per 365 giorni sono 730 persone con le quali parli. Ok? E solo le 73 persone vengono nella tua scuola. Ecco. Perché non mi tornavano i numeri, non capivo il 365, era un anno. Ok? Ogni giorno tu devi parlare del tuo ballo, ogni giorno devi parlare della tua passione, ogni giorno devi ispirare delle persone ad iniziare un percorso insieme a te. Perché? Perché sei un mentore, sei un leader, hai quella visione, hai quell'obiettivo e quel grande obiettivo di aiutare sempre più persone a vedere il mondo del ballo come qualcosa di unico e magico, come l'hai visto tu con i tuoi occhi. E farlo vivere anche a lui allo stesso modo, in tutte le maniere possibili e immaginabili, anche quest'anno che non è poi così facile. Ti sei mai chiesto cosa vuoi fare da grande, allora? Ora la domanda è un po' generalizzata, però ogni tanto fatevi questa domanda: cosa voglio fare veramente da grande? E grande vuol dire anche quando tu arrivi a 40 anni, cosa voglio fare da qui a 60 anni? Tra qui a 5 anni, cosa voglio diventare? Cosa voglio fare? La mia vita è cambiata totalmente negli ultimi 5 anni. 5 anni fa io non avrei mai immaginato di avere tutto quello che ho oggi. In 5 anni si possono fare cose incredibili. Ogni giorno dura 24 ore, un giorno infinito, e puoi fare veramente cose in grande nella tua vita. Dipende solo da quello che tu puoi fare nella tua vita e quali sono i tuoi obiettivi. Qual è il tuo sogno? Queste sono le cose che noi ci dobbiamo chiedere. E in base a questo creare il nostro perché, creare la nostra mentalità giusta, creare il nostro obiettivo finale, creare quella che è la nostra grande visione per avere il nostro grande obiettivo. Con questa domanda io vi saluto perché questa era l'ultima slide che avevo preparato e vorrei che rimanesse ben impressa nella vostra mente. Quindi, al termine di questa Zoom, magari fatevi una pensata e iniziate a pensare cosa voglio fare da qui a un anno, cosa voglio fare da qui a 3 anni, a 5 anni, come voglio cambiare la mia vita, quali sono i sogni che voglio realizzare, come voglio arrivare a quegli obiettivi, cosa sto facendo per cambiare la mia vita, per ottenere quegli obiettivi. Io spero veramente che questo vi sia piaciuto e che questa Zoom di oggi vi abbia scosso un pochino quella che è la visione di questo mondo, e che vi sproni a fare sempre quel passo in più.